Niente Election Day, non si voterà per il sindaco di Bologna il 28 e 29 marzo, data fissata per le regionali. Il ministro Maroni senza un provvedimento legislativo alle urne solo nel 2011. E battaglia per il nucleare. Il governo impugna le leggi regionali di Campania, Puglia e Basilicata che impediscono la costruzione di centrali atomiche nel loro territorio. Negli Stati Uniti scatta l'allarme dei servizi segreti. Entro 6 mesi Al-Qaeda attaccherà ancora al cuore l'America con un attentato clamoroso come quello delle Torri Gemelle. Nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, l'Inter ha battuto per 1-0 la Fiorentina con un gol di Milito. Ancora polemiche tra Balotelli sostituito e Mourinho. James Cameron, il regista di Avatar, sta pensando a un sequel dopo il clamoroso successo riportato dal suo film in tutte le sale del mondo. Avatar ha già incassato oltre 2 miliardi di dollari. Aggiornamenti e notizie su www.quotidiano.net.